Buongiorno a tutti, questo è il quarto tutorial breve che farò su MuseScore per aggiungere alcune particolarità che ancora non ho spiegato. Allora, per poter inserire il segno di ripetizione della battuta, cioè il ritornello, voi dovete andare qua a stanghette, aprite. Poi vi posizionate sulla battuta che volete fare ripetere. Diciamo che noi facciamo ripetere dall'inizio fino da qui fino a qua, no? Allora, questo qui è il punto di inizio da dove inizia il ritornello. Per cui cliccate qui, vedete inizio ritornello e lì appare questo. Poi contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arrivate qua, questa è l'ottava battuta e mettete fine ritornello. Avete visto? Per cui praticamente la melodia. La composizione che io scriverò da qui a qui, quando arriverà a questo punto qui, ritornerà di nuovo da capo. Bene, questo era l'inserimento dei segni di ritornello. Adesso invece vi faccio vedere come si fa a fare una legatura di valore. Una legatura di valore vuol dire unire due note con la legatura e avere una nota sola. Ad esempio, se io mi posiziono qua all'inizio della battuta, ovviamente spingo la N, faccio la semi minima, la vedete qua, la prendo e la vado a mettere qua. Poi qui faccio un'altra semi minima uguale. Allora, arrivati a questo punto, togliamo la N, se io vado a suonare, farà così. Sentite che sono due note diverse, cioè distinte. Se io queste due note le volessi unire, devo cliccare la prima, andare qua, vedete questo qua, questo simbolo, legatura di valore, cliccare e mi unisce le due note, lo vedete? L'effetto sarà questo. Ok? Io posso fare la legatura di valore anche con note più grosse, ad esempio mi posiziono qua e prendo una semibreve. Ok? Ah, prima devo fare la L, poi prendo la semibreve e mi posiziono qua. Facciamo un Do e io lo metto qua. Diciamo che questo Do deve durare 4 e poi deve arrivare altre due movimenti nella battuta dopo. Allora, che cosa faccio? Prima di tutto vado a fare nella battuta dopo una minima qui, sempre di Do. E mi riposiziono, tolgo la L, mi riposiziono sul Do, lo tocco e vado a spingere questo, legatura di valore. E lui legherà al Do di là. Avete capito? Perché vi dico questo? Perché nell'esercizio che vi darò ci saranno queste particolarità. Oltre a queste, ci saranno delle particolarità di articolazioni che dovreste aver già visto negli altri tutorial. Tipo come inserire un accento sopra forte, tipo questo, voi posizionate sulla nota, la selezionate e spingete questo. Oppure come inserire un segno di dinamica, no? Ok? Per cui forte, piano, fortissimo, dinamica, andate qua, dinamiche, vedete qua, qua ce le avete tutte, no? Mettiamo che voi volete fare il Do molto forte. E cliccherete qua 3F benissimo. Poi dopo ci saranno anche altre cose che però avete già visto negli altri tre tutorial. E con questo ho concluso. Ciao ragazzi.